Nonostante il proibizionismo, la popolazione degli Stati Uniti consumò 750 milioni di litri di superalcolici. Era la più grossa industria americana e il suo reddito, 2 miliardi di dollari, andava ai nuovi magnati, ai gangsters che contrabbandavano alcolici. Il loro re fu Al Capone. Un giornalista scrisse di lui: era il nuovo potere, più grande della città e perfino dello Stato. Era nello stesso tempo sindaco, governatore e padrone del partito politico. Dava gli ordini e gli eletti del popolo li eseguivano e tenevano la bocca chiusa. Mai era esistito un potere così grande e così sfacciato in qualsiasi metropoli. Organizzato da Al Capone e dai suoi imitatori in ogni città, l'alcol raggiungeva milioni di cittadini assetati. Le case semplicemente rigurgitavano di alcol. Come si sarebbe potuto arrestarne il fiotto? E chi voleva fermarlo? A Chicago il procuratore distrettuale dichiarò: un solo agente in bicicletta potrebbe fermare in un giorno il traffico della birra a Chicago se fosse onesto. Il proibizionismo dette all'America il primato dei fuorilegge. Al Capone disse: mi chiamano contrabbandiere. Già, è contrabbando finché sta sul camion. Ma quando il tuo ospite in un club, in una saletta, in un grande albergo ti presenta il bicchiere su un vassoio d'argento, è ospitalità. Dicono che io violo la legge del proibizionismo. Chi non lo fa? Mentre a Chicago i gangsters facevano 6 milioni di dollari alla settimana col contrabbando, il pubblico non appoggiava alcuna campagna contro di loro. Mentre le gangs combattevano tra loro con mitra e pistole, commettendo assassini di fronte a centinaia di testimoni, tutti avevano paura di testimoniare. Un giudice di Chicago scrisse più tardi: nessun appartenente a una gang fu giustiziato durante il proibizionismo e nessuno lo è stato dopo. Mentre i sopravvissuti di un'America provinciale e puritana appoggiavano le leggi contro il gioco d'azzardo e l'alcolismo, coloro che procuravano carte da gioco e liquori arricchivano. Un sindacalista testimoniò: è come se il crimine facesse parte di un commercio inteso a soddisfare un bisogno sociale. Nessuno sente il dovere di combatterlo in base alla legge.